Da oltre 25 anni le persone si rivolgono a me per ritrovare la fiducia in se stesse. All'inizio del nostro percorso insieme si trovano in uno stato di fragilità e smarrimento e lo stato di malessere è diventato per loro una sorta di compagno difficile da lasciare. Un alibi che si costruiscono perché non vogliono affrontare la fatica del cambiamento. Ma fare fatica è sempre una cosa da evitare? Cassiopea, il podcast per gli imprenditori che rinunciano alla bussola e preferiscono farsi guidare dalle stelle del cambiamento, è un'idea di Tiziana Recchia. A nessuno piace fare fatica, né fisicamente né mentalmente. La nostra vita è già complessa così com'è, e allora perché complicarsela ancora di più? Ma le fatiche che il nostro quotidiano ci chiama ad affrontare non sono quasi mai fine a se stesse. Sono dei momenti di passaggio, delle occasioni che abbiamo a disposizione per arrivare a un obiettivo più grande. Come tutti i protagonisti delle storie, anche noi dobbiamo affrontare delle sfide per conquistare il nostro tesoro. E queste sfide costano fatica. Ci sono però anche delle fatiche inutili, che spesso creiamo noi stessi e da cui dobbiamo fuggire. Altre invece sono costruttive per la nostra esistenza e vanno vissute come occasioni di crescita. Se ci focalizziamo esclusivamente sulla fatica, non riusciremo mai ad andare avanti e rischiamo di farci schiacciare dagli eventi. Ma se sentiamo la fatica come parte del percorso per arrivare al nostro obiettivo, allora scopriremo che dentro di noi c'è tutto quello che serve per superarla. Proviamo a chiederci: che significato ha ciascuno degli eventi a cui la vita ci mette davanti e come può essere letto in senso positivo? Non c'è fatalismo in questo, né un approccio New Age. Serve a capire il senso profondo di ciò che ci succede. In questo modo la fatica diventerà solo un mezzo per arrivare a qualcos'altro. Non sono solita parlare del mio vissuto personale, ma riguardo a questo argomento vorrei raccontarvi una mia esperienza. Vivere l'accompagnamento alla morte dei miei genitori è stato il momento più faticoso che abbia mai vissuto. Una fatica fisica, ma anche e soprattutto interiore. È stato però anche un momento di crescita spirituale per me fondamentale, perché la fatica era motivata da un obiettivo per me molto importante, quello di dare loro tutto l'amore possibile in quell'ultimo passaggio. Da questa esperienza dolorosa sono uscita fortificata. Proprio quando capitano eventi di questa portata, e capitano a tutti nella vita, dobbiamo sforzarci in ogni modo di coglierne il significato, perché ogni avvenimento ha un senso, anche quelli più pesanti, sconcertanti o disorientanti. Mi piace pensare che dobbiamo cercare di essere come l'acqua, che sa scorrere in tutte le fessure, si adatta agli ostacoli che trova e li supera sempre. Segue i declivi e leviga i sassi sul greto del torrente, che è la nostra vita. In questo, il compito del life coach è fondamentale per orientare i passi nella giusta direzione. Diciamolo con chiarezza: ci sono fattori esterni a noi che influiscono sulla nostra vita, avvenimenti su cui non abbiamo alcun controllo, ma come decidiamo di vivere questi momenti, questo dipende solo ed esclusivamente da noi. Possiamo lasciarci schiacciare dal peso di quello che accade, oppure possiamo viverlo come un'opportunità di cambiamento. In questo senso, le fatiche possono essere qualcosa di molto pesante da sopportare, ma devono essere viste come il mezzo per raggiungere i propri obiettivi personali. Cassiopea, il podcast per chi rinuncia alla bussola e preferisce farsi guidare dalle costellazioni, è un'idea di Tiziana Recchia. Con questa puntata abbiamo concluso la seconda stagione di podcast dedicati al life coaching. Continuate a seguirci sui canali di Cassiopea per non perdervi le prossime puntate.